Allora, questi sono i quattro nuclei tematici delle indicazioni nazionali che ho utilizzato appunto per classificare le risorse. Alcune di queste le ho approfondite, altre invece le trattano in maniera molto più sbrigativa e veloce. L'uso delle fonti. Archivi, biblioteche, musei, siti archeologici, dalla fruizione alla creazione. Vi mostrerò degli esempi risorse online fruibili secondo sistemi interessanti anche un po' metaforici che poi forniscono anche degli spunti per la documentazione delle attività svolte da noi. Per esempio, archivi da consultare e emulare. Gli archivi da consultare per noi ovviamente sono quelli in italiano, ma gli archivi da emulare sono quelli in lingua inglese, soprattutto ahimè sono statunitensi. Come per esempio questo, che è un repertorio di fonti di svariato genere, reperibili sulla base di diversi criteri e si presentano nel barocco, come si può vedere, come un planisfero cliccabile. Si accede poi alle varie risorse partendo dal planisfero, ma c'è anche la linea del tempo sotto. Abbiamo, ultimamente sono di moda le infografiche, abbiamo una fantastica infografica animata che è nel sito Critical Path. Anche in questo caso ci sono fonti di diverso genere, soprattutto video in questo caso, indicizzati per periodi. La mia preferita in assoluto è questa, di National Archives, in cui i documenti, che si possono scegliere sempre sulla base di svariati criteri tematici, contenutistici, si possono manipolare su una sorta di scrivania, quindi si sceglie il documento e si vedono gli altri che si spostano. È una rappresentazione schemorfica anche animata.